Buongiorno, benvenuti al nuovo episodio della Volpe e il Leone. Quando si parla di politica si pensa chiaramente prima di tutto ai partiti, ai politici di professione, è giusto così, ma non bisogna dimenticarsi che la politica è fatta di idee, è fatta di progetti, competenze, è fatta anche di tutto quel mondo della società civile, dei pensatori, dei think tank, delle associazioni culturali che si muovono al di sotto, a fianco, che sono complementari ai partiti politici. Che sono una dimensione che soprattutto qui in Italia è un po' trascurata, ma che invece merita di avere rinnovata attenzione. Abbiamo discusso di questo con Francesco Giubilei, editore, scrittore. Personalità ormai nota anche al grande pubblico in relazione alla cultura conservatrice di destra. Lui è molto attivo con proprie associazioni e fondazioni, Fondazione Tattarella, con Nazione Futura. Vediamo quindi che cosa ci ha detto. Buongiorno Francesco, ti abbiamo visto 2 settimane fa nella puntata di Report su Rai 3 in cui si è parlato delle fondazioni politiche. Una parte del servizio ha riguardato fondazioni, le associazioni, diciamo il mondo dell'associazionismo, della società civile di destra, e tu sei stato lì protagonista, ti hanno intervistato, anche se abbiamo visto in realtà molto poco di quell'intervista. Ci puoi dire un attimo di cosa avete parlato, al di là di quello che abbiamo visto nella puntata, di cosa si è detto? Sì, intanto grazie per l'invito, Daniele, è sempre un piacere. Ma come hai detto tu, è andata in onda una trasmissione di report dedicata alle fondazioni e ai think tank in generale, in cui in onore del vero si è parlato non solo delle fondazioni dei think tank di destra, ma anche dei think tank, delle fondazioni legate al mondo della sinistra, anche alcune legate al mondo del Movimento 5 Stelle. Poi è stato dedicato uno spazio proprio al mondo della destra, in cui siamo stati inseriti sia come Fondazione Tattarella, sia dall'altro lato come Nazione Futura. Come hai detto tu giustamente, è andata in onda, diciamo, una parte di quella che è stata l'intervista che ho realizzato con la giornalista di Report. E come alcuni dei nostri ascoltatori sapranno, Report non è da sé una trasmissione che va in onda in diretta, come può essere presente in talk show, ma è una trasmissione d'inchiesta che quindi viene registrata e poi montata. Nel resto, diciamo, dell'intervista avevamo parlato, discusso più in generale rispetto a quella che era la nostra attività, sia come Fondazione Tattarella, sia come Nazione Futura. Noi in realtà siamo stati inseriti all'interno di questa inchiesta, di questo servizio, a cui va dato atto del fatto di aver comunque cercato di raccontare non solo quello che è il mondo della destra, ma a 360 gradi le fondazioni politiche italiane. Però noi siamo stati inseriti all'interno di questo servizio, il cui tema centrale era la spartacorrotti. La spartacorrotti è una nuova legge che è stata introdotta da poco, e lo spartacorrotti riguarda in realtà chi ha ruoli o incarichi politici. Ora, noi in realtà non siamo legati direttamente alla legge spartacorrotti, ed ecco il tema principale su cui abbiamo discusso anche nel corso e nel resto dell'intervista con la giornalista, in cui non è andata del tutto in onda. E non siamo legati allo spartacorrotti per quale motivo? Perché, partendo dalla Fondazione Tattarella, in cui sono presidente, io, non avendo né tessere di partito, né avendo avuto in passato ruoli politici, né avendo tutt'oggi ruoli politici, e al tempo stesso, non essendoci nel CDA della Fondazione Tattarella nessun politico che abbia incarichi all'interno di partiti, è evidente che non siamo legati a quella che è la spartacorrotti. Al tempo stesso, quando vediamo quello che è invece il discorso di Nazione Futura, come Nazione Futura vale lo stesso discorso, in quanto io sono presidente di Nazione Futura, e non avendo per l'appunto incarichi politici, come già detto, anche in questo caso non c'entra nulla. E poi Nazione Futura è, diciamo, una rivista, un prodotto editoriale, e quindi, essendo una rivista registrata in tribunale, anche in questo caso non ci sono persone che sono legate alla politica direttamente o hanno comunque ruoli nei partiti. La giornalista ha fatto notare che tra i nostri responsabili territoriali ci sono alcune persone che ricoprono o hanno tessere di partito, ricoprono
a livello locale degli incarichi in partiti politici, non comunque parlamentari, ma in questo caso non sono delle nomine legalmente valide, sono dei responsabili territoriali che hanno sia una tessera d'associazione sia una tessera di partito. Quindi diciamo che l'argomento centrale è stato quello dello spacca corrotti, e poi si è anche parlato di quello che è il ruolo dei think tank e delle fondazioni. Sì, io vorrei dire questo, nel senso, come dicevi tu, il discorso sull'associazionismo di destra, per carità, non solo quello, però abbiamo delle piccole associazioni culturali, essenzialmente si tratta di quello, come Nazione Futura, come il Centro Studi Machiavelli. Piccola parentesi, anche noi avevamo stati contattati per un'intervista sul medesimo tema. Personalmente abbiamo scelto di offrirci di rispondere per iscritto a qualsiasi domanda, tra l'altro questo non è risultato poi interessante, ma non a partecipare a un'intervista perché personalmente non mi piace questo metodo di fare magari un'intervista di 15-20 minuti e poi selezionare 10 secondi che in teoria sono quelli che dovrebbero metterti in difficoltà, no? Questo giornalismo un po' a tema. Però tu sei molto più galantuomo di me, quindi non voglio farti pronunciare su questo, è un commento che faccio io personalmente. Quello che però vorrei dire è che lì si parla di mega fondazioni, che sono essenzialmente le fondazioni di sinistra in cui girano milioni di euro e vengono accostate delle associazioni culturali in cui più delle volte non ci sono nemmeno degli sponsor, dei finanziatori privati, ma si tratta di iniziative che vengono interamente autofinanziate da chi ci partecipa, da chi ci presta la propria opera e ci mette i soldi che guadagna onestamente per fare della politica. Della politica non dentro i partiti ma dentro le associazioni culturali, e poi lì si parlava di Giubilei che stava in vari comitati come se fosse il capo di Cosa Nostra latitante che è affiliato con varie cosche. Ecco, ci sono talvolta questi temi. A titolo gratuito, anche questo è un elemento importante, cioè che quanto sia come presidente della Fondazione Tatarella, sia che come membro dei comitati scientifici di varie fondazioni, è tutto a titolo gratuito. Questo è Ecco. importante. E poi, diciamo, ci sono delle trasmissioni della TV pubblica pagate con i soldi dei contribuenti che ormai stanno facendo, a ogni puntata fanno degli attacchi sistematici contro l'opposizione e contro chi non è allineato al governo. Non so francamente se questo sia normale in un paese democratico, lo stanno facendo, evidentemente sarà così. Chiudiamo un attimo il capitolo, cioè chiudiamo il capitolo di report, adesso parliamo di cose più serie, perché ci dà l'opportunità invece di parlare di un tema che sta molto caro a te. Che non solo stai in tante realtà, associazioni culturali, ma sei anche un editore, oltre che uno scrittore, sta caro anche a me, cioè quello dell'importanza del mondo culturale, della società civile non neutrale, quindi quella conservatrice, di destra, sovranista, eccetera, all'interno della politica. La politica non la fanno solo i partiti, giusto, Francesco? Esattamente, esattamente così. Ora, a noi da patrioti, da italiani che amano la propria nazione, non sempre ci piace parlare dell'estero e prendere esempio e prendere spunto dall'estero. Dato che però in Italia, come sai meglio di me, essendo tu un esperto di politica estera, purtroppo si studia poco la politica estera, ma il sentiment più diffuso tra tante persone è quello dell'estirofilia, cioè ovvero che se una cosa è fatta in Italia non va bene, ma se la medesima cosa è fatta in un paese estero, allora è un modello da imitare, una cosa che funziona. Dato che appunto siamo un paese esterofilo sotto tanti punti di vista, io dico, perché nel caso dei think tank e delle fondazioni non guardiamo veramente che cosa succede all'estero? Perché non guardiamo cosa succede? Vogliamo parlare degli Stati Uniti? Oppure c'è chi non vuole prendere il mondo americano? Che ha evidentemente le contraddizioni, come esempio, guardiamo in Europa, parliamo della Francia, parliamo dell'Inghilterra, parliamo della Germania. E che cosa ci accorgiamo? Ci accorgiamo che in tutti questi paesi, in tutti questi contesti politici, i think tank e le fondazioni hanno un ruolo preminente, hanno un ruolo estremamente importante. Cioè, in America, i think tank e le fondazioni hanno un'influenza addirittura sull'elezione del presidente degli Stati Uniti, ma hanno un'influenza forte all'interno del Parlamento americano, lo stesso dicasi in Inghilterra, lo stesso dicasi in parte in Germania. In Italia cosa succede? Succede che avviene una demonizzazione dei think tank e delle fondazioni,
Per due motivi. Da un lato, perché è evidente che vi siano delle strutture, questo Daniele per onestà dobbiamo dirlo, cioè è evidente che ci sono delle figure, c'è cioè qualcuno che utilizza le fondazioni come schermo per fare chissà che cosa dietro, questo c'è ed Sì. esiste. Ma dall'altro lato ci sono invece tante realtà che cercano di svolgere, come fate voi, come facciamo noi, come fanno la realtà di tanti amici, cercano di svolgere un ruolo che è fondamentale, importante in qualsiasi democrazia. Che è il lavoro, il retroterra culturale, valoriale, il retroterra di iniziative, di progetti, di idee, che poi dovrebbe servire alla politica per cercare di fare dei programmi, per cercare di presentare delle leggi, per cercare di incidere in quella che è la vita del paese. Nel momento in cui si vogliono eliminare i think tank, si demonizzano i think tank, le fondazioni, le associazioni in quanto tali, non si scende nello specifico, non si spiega realmente qual è il ruolo, l'attività, e quindi si rischia di far passare il messaggio al cittadino medio, all'italiano medio, che magari non conosce come funziona bene questo mondo, che chiunque abbia una fondazione o chiunque sia legato al mondo dei think tank faccia qualcosa di losco. Ed è un messaggio molto pericoloso. Perché è un messaggio pericoloso? Perché in un contesto politico in cui c'è una politica bipartisan, se consideriamo che il Movimento 5 Stelle, dove in realtà quello che manca sono proprio i progetti, quello che manca sono proprio le idee, quello che manca sono proprio i contenuti, e siamo sempre noi, come tanti giornalisti di sinistra, come anche tanti elettori di sinistra, a lamentarsi del fatto che la politica oggi è troppo superficiale, che la politica oggi è basata solo ed esclusivamente sugli slogan, che non c'è un pensiero, non c'è un retroterra culturale. E poi al tempo stesso si demonizza coloro i quali svolgono questa attività, è chiaro che il rischio è di andare incontro a una politica che sia sempre di più una politica superficiale, una politica talvolta anche di basso livello, quando in realtà bisognerebbe fare l'effetto opposto, contrario. Questo è un po' allargando il discorso, quello che avviene, non so, sul tema degli appalti, perché è evidente che c'è qualcuno che ruba e che gestisce gli appalti in modo poco trasparente, ma per cercare di bloccare una minoranza di persone che svolgono l'attività in modo non corretto, si colpisce un intero sistema, si colpisce un Anche gli intero sistema. onesti, chiaramente, sì. Esatto. Passiamo un attimo dai nemici, tra virgolette, agli amici, no? E a destra, quelli che sono i nostri referenti politici, sono, secondo te, sufficientemente attenti a quello che si svolge a livello di società civile, a livello di pensatori, a livello di cultura diaria, o si difettano un po', ecco, di attenzione da questo punto di vista? Bisognerebbe oliare meglio questi meccanismi che spingono le idee, i progetti e l'expertise, come tu citavi, in Inghilterra, negli Stati Uniti, a passare dalla società civile alla politica? In realtà i partiti politici dovrebbero comprendere e capire quella che è l'importanza di questa attività. Banalmente, basta guardare negli ultimi 5 anni, 10 anni, quello che è il contesto politico italiano, basta vedere quelli che sono i cali di veramente milioni di voti, veramente di percentuali, talvolta anche a doppie cifre, di partiti politici che da un anno all'altro, soprattutto in un contesto politico liquido come è quello attuale, perdono milioni di elettori. E questo perché avviene? Avviene anche perché non c'è stata la capacità di riuscire a costruire dei progetti politici solidi e duraturi. Cioè, il problema è che oggi la politica è basata prevalentemente sulla comunicazione. La comunicazione ad oggi è una comunicazione che rispetto a qualche decina, qualche 20 anni fa, è una comunicazione estremamente immediata, una comunicazione basata su social network, che è una comunicazione che richiede ai politici anche degli interventi più volte nel corso della giornata, prestando anche il fianco talvolta degli scivoloni a degli errori di comunicazione, delle cadute di stile. Se però parallelamente a questa comunicazione, che è una comunicazione necessaria, perché questo richiede la contemporaneità, non si costruisce tutto quello che c'è dietro, e in particolare faccio un esempio, che è il tema degli esteri, cioè il tema degli esteri, che cosa spiegano? Basta leggere Ferguson, che è uno dei principali storici inglesi, e Ferguson nel suo libro La piazza e la torre spiega quella che è l'importanza, oltre che delle gerarchie che costituiscono il contesto politico ordinario, anche delle reti. E le reti come si costruiscono? Si costruiscono con delle relazioni anche extrapolitiche, perché il politico, il parlamentare di turno, l'europarlamentare, il partito politico passa, dura 5 anni, 10 anni, 20 anni, magari un po' i partiti politici
più longevi, ma i leader di partiti o anche singoli parlamentari durano una legislatura, due legislature, salvo qualche eccezione. E quindi cosa succede? Succede che gran parte di quei rapporti possono venire meno, che si sono costruiti durante il mandato politico. Invece il mondo del think tank, il mondo delle fondazioni permette di creare una rete di rapporti che prescindono da quelli che sono i partiti politici, prescindono da quello che è l'epoca e il momento, ma durano nel corso del tempo. E sempre Ferguson all'interno di questo libro spiega la figura di Kissinger, che è stato uno dei principali politici e segretari di Stato americani, e la sua bravura è stata quella di riuscire ad avere una rete di relazioni non solo all'interno della politica, ma anche fuori dalla politica. Chi è che costruisce queste relazioni, sia a livello nazionale, con i ceti produttivi, col mondo della cultura, col mondo del giornalismo, ma in particolare a livello internazionale, ci sono anche le fondazioni. Se la politica non comprende l'importanza di questi mondi, rischia nel giro di qualche anno di avere dei crolli, come stiamo assistendo da parte del Movimento 5 Stelle, per esempio. Io penso che veramente c'è entrato un punto cruciale quando hai detto in merito alle forme di comunicazione, no? C'è la comunicazione social che ormai va per la maggiore e che è assolutamente utile per il politico per riuscire a comunicare rapidamente in maniera agile con le persone, ma poi ci deve essere la fase di riflessione, di elaborazione, di studio, perché altrimenti cosa comunichi se non hai più i contenuti? Il mio timore è che vedendo anche, pensando come eravamo 15 anni fa, no? 10-15 anni fa, quando non c'era ancora Facebook in Italia, in sostanza, si leggeva molto di più, anche su internet, gli articoli su internet erano molto ricercati. Adesso sembra quasi che la gente si sia veramente adagiata su queste forme di comunicazione che devono essere molto ridotte, magari non scritte, ma filmate o rapide come i tweet. Poi no, c'è questa degenerazione dei social da Facebook ai Twitter che sono ancora più ristretti, poi a Instagram che è la foto e poi a TikTok che è il balletto. Cioè, veramente, dal punto di vista della comunicazione politica c'è il rischio di arrivare a degenerazioni in cui ci saranno soltanto delle immagini suggestive e non ci sarà più niente da comunicare. Non so, forse, è una mia immagine distopica fuori dal reale o c'è questo problema? Io guardo, sono pienamente d'accordo con te. È chiaro che non bisogna fare l'errore da parte di chi come noi lavora, se vogliamo, più in un mondo intellettuale, in un mondo culturale, di perdere talvolta il contatto con la realtà, che è quello che hanno fatto molti cosiddetti intellettuali o intelligenti di sinistra, che ha portato avanti una visione teorica della società e poi ha perso il contatto con la realtà, e questo è il motivo per cui abbiamo visto dei casi come la vittoria di Trump, la Brexit. E anche in Italia alcuni risultati. E quindi è evidente che da parte nostra ci deve essere il tema di realpolitik, che è chiaro che un leader di un partito politico di massa che intercetta milioni di elettori per quella che è la politica al giorno d'oggi deve portare avanti una comunicazione di un certo tipo, talvolta anche una comunicazione di attacco. Se però la politica si basa solo ed esclusivamente sulla comunicazione, e dimentica totalmente quelli che sono i contenuti, dimentica poi quella che è una piattaforma valoriale e soprattutto non è in grado di dialogare e interloquire con determinate aree del paese, penso in particolare al centro-destra, al mondo delle imprese, ai ceti produttivi, in questa fase soprattutto, e non è in grado di presentare una proposta politica credibile e concreta, rischia che poi alla lunga, visto il carattere volubile dell'elettorato italiano, anche del popolo italiano, non è più come era nella prima Repubblica, che una persona nasceva e moriva votando per la Democrazia Cristiana, o comunque c'erano delle oscillazioni di elezione in elezione di qualche punto. Oggi vediamo delle oscillazioni nei flussi elettorali che sono di milioni di voti. E quindi se non si è in grado di costruire un progetto credibile e non si è in grado di dare delle risposte alle persone, dare delle risposte ai cittadini, il rischio poi qual è? Il rischio è che nel giro di pochi anni il consenso si sgonfi. Cioè, il problema del sovranismo grosso è che deve, a mio giudizio, poi altri pensatori, altre persone hanno un giudizio diverso, però deve cercare di abbandonare sempre di più quelle che sono determinate tendenze o anche derive populiste, inteso nell'accezione negativa del termine.
come sai meglio di me, c'è anche un'accezione positiva del termine populismo, e deve cercare di abbracciare sempre di più quella che è una politica che possa prendere valore, possa prendere idee da quello che è il mondo conservatore, per esempio, che ha una storia, una tradizione ben più strutturata. Cioè il rischio del sovranismo è che se non si dota, se non è in grado di dotarsi, soprattutto in questi anni in cui i due principali partiti sovranisti sono all'opposizione, non è in grado di dotarsi di un programma, di una credibilità, di una progettualità in vista di quelle che sono le politiche, io credo saranno nel 2023, poi magari mi sbaglio, non so cosa ne pensi tu, il rischio è che si arrivi non preparati a quell'appuntamento elettorale, quindi o si perna, oppure se si vince, poi una volta che si va al governo, non si è riuscito a costruire tutta questa attività, poi è un problema. Perché le elezioni, ricordiamo sempre, sono il punto di partenza, non sono il punto di arrivo di un'attività politica. Si vincono le elezioni e lì comincia veramente la politica, nel senso che lì devi fare qualcosa, devi governare e devi riuscire a incidere. A proposito di proposte concrete della realtà, sta per uscire un tuo libro che parla di ambiente. Diciamo di ambientalismo, anche se vogliamo, da una prospettiva conservatrice di destra, che è un qualcosa per certi versi un po' nuovo, non perché nella storia la natura non sia stato un tema caro, anzi per molto tempo è stato più caro ai conservatori che non alla sinistra, ma perché ultimamente c'è stata sicuramente una deriva politico-ideologica, quella di Greta, del gretinismo, come lo chiamano i detrattori, che è andata verso la, diciamo, decrescita felice, la deindustrializzazione, tutta una serie di iniziative più o meno ideologizzate che sicuramente piacciono a un'elite sociale e radical chic, ma che meno si attagliano a quelli che sono gli interessi, cioè, di medi bassi della società occidentale. Tu come hai fatto, ecco, a dare una declinazione conservatrice di questo tema? Sì, intanto ti ringrazio per lo spunto. Questo è un libro che uscirà venerdì. Venerdì è una giornata particolare perché il 5 giugno è la giornata mondiale dell'ambiente ed esce quel giorno apposta anche a mo' di provocazione, perché le giornate mondiali che poi servono fino a un certo punto, perché il rischio che si parli di un argomento solo durante la giornata mondiale, poi gli altri 364 giorni dell'anno non se ne parli più. Però è un libro che cerca di raccogliere quello che è il pensiero del mondo della destra dall'Ottocento, ma anche dall'antichità, se vogliamo arrivare fino a quella che era l'antichità romana, quella che erano le civiltà tradizionali, in parte quello che è stato anche il cristianesimo, poi nel corso del Medioevo. Quindi cerca di ripercorrere quella che è una visione della tutela della natura, della tutela dell'ambiente, della conservazione anche della natura da una prospettiva di destra o, se vogliamo, dei conservatori, in opposizione a quello che è invece l'ambientalismo dei Fridays for Future di Greta Thunberg, che è un ambientalismo che vede l'uomo quasi come se fosse un nemico. In realtà, noi sappiamo che nella tradizione cristiana, nel creato, l'uomo è parte del creato insieme alla natura. Quindi è necessario un ambientalismo che tenga in considerazione sia le esigenze dell'uomo che le esigenze della natura. Tenga in considerazione quelle che sono le esigenze sociali, cioè noi non possiamo dire domani mattina chiudiamo una fabbrica che dà lavoro a 1.000 persone perché inquina. Noi dobbiamo dire che è evidente che va risolto il problema dell'inquinamento ed è evidente che è una priorità risolvere il problema dell'inquinamento, ma al tempo stesso non possiamo eliminare un problema e crearne un altro, quindi lasciando lavoratori, operai, migliaia e milioni di persone, se allarghiamo l'analisi a livello europeo, a livello occidentale, senza lavoro, semplicemente per il fatto perché si vuole creare un cambio di prospettive in ambito ambientale. È fondamentale che l'ambientalismo, l'ecologismo, se vogliamo, tenga in considerazione anche quelle che sono le esigenze del lavoratore, le esigenze dei ceti medio-bassi. Tra l'altro, questo è un discorso, io credo, di buon senso, ma che dovrebbe venire dalla sinistra, ma la sinistra in realtà è una sinistra che anche sul tema dell'ambiente porta avanti una visione globalista, quindi un ambiente anti-identitario. Noi sappiamo, ce lo spiega Scruton, che invece la tutela della terra nasce dalle comunità, nasce dai piccoli luoghi, nasce dal quartiere dove le persone vogliono tenere bene il parco di fronte casa, nasce dai cittadini, nasce allargando l'analisi dalle nazioni piuttosto che da entità sovranazionali come l'Unione Europea. E all'interno di questo libro, collegandosi un po' anche al tema di questo video,
c'è un collegamento anche rispetto a quello che è la politica di centrodestra. Perché che cosa succede? Succede che nel nostro paese il rischio che un tema centrale come quello dell'ambiente, piaccia o non piaccia, ma basta vedere i telegiornali tutte le sere, basta leggere i giornali per capire su quanto si stia abbattendo il tema dell'ambiente, basta vedere che l'Unione Europea tra nel prestito del Recovery Fund che darà l'Italia c'è l'obbligo di utilizzare parte di queste risorse per il cosiddetto New Green Deal, quindi ci sono anche delle imposizioni sovranazionali. Se i partiti di centrodestra si faranno scappare questa tematica, così come è avvenuto con la cultura dal 68 in avanti, il rischio è anzitutto di perdere una battaglia storica della destra, come cerco di raccontare all'interno del libro, e dall'altro lato di perdere anche dell'elettorato, perché se vogliamo andare oltre il confine dell'Italia e vedere quelli che sono i risultati delle elezioni europee, quindi dello scorso anno, in Germania notiamo che i Verdi hanno preso il 20%, cioè stiamo parlando di decine di milioni di elettori che hanno votato per i Verdi. Assolutamente, è E in uno dei Italia. temi, caratterizzanti della politica concreta, quindi immagino che avremo tante occasioni ancora per dibatterne e per discuterne, e intanto ricordiamo chi vuole da venerdì quindi si può acquistare il tuo libro anche sul sito della tua casa editrice Giubilei Regnani.